Noi siamo le rappresentanti delle due conferenze delle donne democratiche del PD di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa e abbiamo deciso di fare questa installazione sit-in per ricordare la tematica del femminicidio che di solito rimane sempre sotto traccia. Noi abbiamo presentato queste scarpe rosse e le scarpe sono scarpe senza donne, che per noi sono un simbolo attraverso il quale portare alla luce la quantità, insomma, di donne uccise. Nel 2012 sono state 113, nel 2013 sono 89, ma l'anno purtroppo ancora non è finito. Ed è anche difficile quantificare questo numero esattamente in quanto ci manca l'osservatorio nazionale sul rilievo del fenomeno. Il colore rosso per noi è il portavoce della violenza attraverso la quale è stata spenta la vita di ogni singola donna ed è vittima di questo vile e brutale crimine. Per fare questi cartelli con i nomi di tutte le donne, io ci ho messo personalmente 2 ore soltanto per plastificare questi nomi e ogni volta che lo facevo non riuscivo a credere la quantità che diventava grande. È stato anche il fatto che in itinere, durante la preparazione di questo evento, abbiamo dovuto ampliare, aggiungere 2 nomi all'elenco. Quindi proprio concretamente nell'organizzazione ti rendi proprio conto di quanto sia frequente il fenomeno, nonostante non sia rilevato a livello nazionale e non ci sia un concreto monitoraggio. Abbiamo ancora bisogno comunque di una legge nazionale che inquadri, comunque una legge quadro che inquadri la normativa a livello nazionale. Vogliamo ancora ribadire ad alta voce, abbiamo preso i megafoni apposta per di nuovo portare alla luce la tematica che non deve assolutamente spegnersi.